tanto più che quantomeno alcune delle posizioni che si sono delineate nel corso del dibattito pubblico hanno disvelato il malcelato auspicio di portare il nostro paese fuori dall'Eurozona o addirittura dall'Unione Europea. Ma se questo è l'obiettivo, allora converrebbe chiarirlo in modo esplicito affinché il dibattito pubblico sia trasparente e i cittadini possano essere informati di tutte le implicazioni che tali posizioni portano con sé. Vero è che un dibattito portato avanti in modo confuso rischia di indurre il sospetto nei mercati e nelle istituzioni internazionali che siamo noi stessi a dubitare dell'impegno assunto di mantenere il debito su un sentiero di piena sostenibilità. E questo sì sarebbe un modo per danneggiare il risparmio degli italiani. Ieri sera non era stato raggiunto ancora l'accordo, abbiamo finito alle 2:30 stanotte, quindi la novità che riguarda loro e che quindi riguarda tutto quanto la maggioranza è che si è raggiunto un accordo. Io voglio dire chiaramente una cosa, noi siamo stati dall'inizio come Movimento 5 Stelle sempre contrari allo strumento, alla filosofia generale di questo fondo, è il fondo che ha agito in Grecia, dove si dice che abbia salvato la Grecia, ma in realtà è intervenuto principalmente sulle banche. Quindi, scusatemi, quindi è molto importante precisare che il Movimento su questo tema è sempre stato coerente e trasparente. Certo, se da Cavour e De Gasperi noi passiamo a mandare a trattare con l'Europa Conte, Rocco Casalino, di che cosa ci possiamo aspettare? Noi forse siamo ingenui, noi forse siamo ingenui, ma cosa posso pensare se io sento che il trattato è stato approvato ed è chiuso? Che lei è un traditore, Presidente. Noi facciamo la logica del pacchetto progressivo. Che vuol dire? Glielo spiego, Presidente Fico. Vuol dire che i tedeschi oggi portano a casa il fondo salva stati e poi cominciamo la trattativa su quello che interessa a noi. Presidente Conte, di grazia, chi gliel'ha suggerito questo metodo? Tafazzi? No, perché secondo me, diciamo, non è proprio così. Allora, siccome lei viene in quest'Aula e ci conferma quello che noi sappiamo, lei viene in quest'Aula e ci conferma una cosa che noi sappiamo, cioè che sull'EDIS, sulla garanzia comune per i depositi, c'è un antico pallino tedesco. Bene che il governo abbia fatto marcia indietro dopo aver inseguito Salvini e la Meloni che hanno un solo interesse, spaccare il legame tra Italia ed Unione Europea. L'Italia sarà forte se sarà protagonista in Unione Europea. Seguendo i sovranisti non si va da nessuna parte. E non fa nemmeno freddo perché noi tutti siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci. Lasciamo l'odio agli anonimi della tastiera e invece guardiamoci da amici, anche se ci incontriamo solo per un attimo. La poesia Agli amici di Primo Levi spiega, una bellissima poesia, spiega come anche l'incontro di un attimo possa lasciare un ricordo per sempre. Sempre più importanti anche i contributi della versione social e web del giornale, la cui consultazione vede al primo posto proprio i cittadini lombardi. Ritirano il direttore Davide Desario e la responsabile della redazione milanese Paola Pastorini. È un riconoscimento molto importante per Leggo, che è un free press presente in Italia da 18 anni. Da 18 anni lavora su Milano, e ha un ruolo anche volendo sociale, portare la lettura forse a chi normalmente non è abituato a leggere un giornale. Di questi tempi è molto importante.